Benvenuti, Shalom, benvenuti a questo nuovo numero di Love Israel. E vorrei oggi meditare su un versetto di Efesini, al capitolo 2, versetto 11, che è molto importante. Dice Paolo: Perciò ricordatevi che un tempo anche voi, gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo. Voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza senza Dio nel mondo. Non è straordinario che Paolo, che prima sembra criticare i giudei, soprattutto quelli che sono giudei di nome, ma poi dice, voi, voi che eravate lontani da Dio, voi che eravate peccatori, in quel tempo eravate esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa. Il che vuol dire adesso che siete cristiani, che siete convertiti, non siete più esclusi dalla cittadinanza di Israele. Ma siete parte della cittadinanza di Israele e siete parte dei patti della promessa. Sui patti ne ved lo vedremo in un futuro programma, ma quello che interessa, Paolo mette in evidenza il fatto che il convertito fa parte della cittadinanza di Israele. Allora, che vuol dire vuol dire che facciamo parte della, della radice dell'olivo ma capite ancora una volta non è la chiesa che porta la, la, la radice non è la chiesa che porta israele ma viceversa è israele che porta la chiesa noi siamo cittadini dunque di Israele. E cittadini di Israele vuol dire che saremo cittadini, che saremo, la Bibbia poi dice, governanti, quando tornerà Gesù e regnerà su Israele e regnerà da Israele. E noi che facciamo parte di Israele, della cittadinanza di Israele, saremo anche noi con Lui a regnare, a governare, a vivere in quel meraviglioso mondo dove finalmente ci sarà giustizia, dove finalmente ci sarà amore, dove finalmente ci sarà rettitudine. Ed è eh, straordinario che Paolo ricordi questo. Se Israele fosse stato cancellato dalla memoria di Dio, non avrebbe scritto questo. Ma già in due aspetti siamo in estati nell'olivo, diventiamo cittadini di Israele. Paolo sta cercando di portarci a vedere una nuova realtà di cristiani basati su Israele, sulla la Bibbia di Israele, sulla nazione di Israele.